Comincia qui un nuovo ciclo ormai. Lo sento che la mia stagione è qui. Fa freddo ma c'è il fuoco accanto a te. Di fuori no, un suono non c'è più. Le stagioni stanno dormendo intorno a noi. Scorre acqua nuova dentro a chi tuoi. Come strano essere amanti io e te. Eravamo ieri amici io e te. La vita cambia in me, io amo te, la mia parola è sì, e impazzirà nel buio la città, che chiaro c'è che pace insieme a te. Grazie a tutti. Buonasera, oratori di Mestre. Oh, sì, tanti però, eh? Che bel caldino che c'è sul palco. Allora, qualche giorno fa ho saputo, sinceramente, recentemente, che saremmo venuti qua e mi sono un po' sorpreso perché ho detto, vabbè, la festa di San Giovanni Bosco, che poi giovedì, introduzione, cioè, un concerto dei Nomadi, cosa avrà a che fare? In effetti, di primo acchito sembrava una cosa un po' strana, però se ci pensiamo bene, San Giovanni Bosco, prima di fondare gli oratori come questo, dove regna la gioia, l'allegria, c'è tempo per pregare, per parlare, condividere, ha dovuto andare a prendere i ragazzi in mezzo alla società, piemontese, torinese, prenderli dalle carceri, dalle strade, nelle situazioni disagiate, tutte cose che i Nomadi cantano nelle loro canzoni, cioè quindi siamo vicinissimi, cioè arriviamo a scoprire qualcosa in più e a far sì che il nostro cuore porti l'amore verso l'alto, verso la libertà di volare, come diceva San Giovanni Bosco, da mia anima c'è per la tolle, cioè dammi tutte le anime e toglimi pure tutto il resto. Quindi stasera, nonostante sembrava una serata non azzeccata, invece diciamo che lo è. Quindi continuiamo sulla stessa strada e buona serata, buon divertimento. Grazie. Oh,
Allora, un brano che non ti arriva ora, mi ricorda cosa è successo ormai tantissimi anni fa. Io ero piccolissimo, pure ero lì davanti a TV. Un'altra cosa bruttissima che però ha portato una svolta. Uno come noi, Piazza di Napoli. Probabilmente anche domani, e fa così. Vedremo.
soltanto una sfera di fuoco, più grande del sole, più vasta del mondo. Nemmeno un grido risuonerà, le catene di monti coperte di ghiaccio saranno confine a foreste. Grazie. Questo era Noi Non Ci Saremo. Proseguiamo entrando un po' dal vivo, facendo un excursus dei brani più famosi che sicuramente ricorderanno tutti. Questo, come sempre, lo dedichiamo a chi non c'è più e ci guarda dall'alto. Canzone per un amico. Thank you.
venga e si prenda per mano, venga e si prenda per mano. Non lo sapevi ma cosa hai pensato quando la strada è impazzita, quando la macchina uscita di lato e sopra un'altra è finita, e sopra un'altra è finita. Non lo sapevi ma cosa hai sentito quando lo schianto ti ha ucciso, quando anche il cielo di sopra è crollato, quando la vita è fuggita.
questa mia generazione preparata a un mondo buono, speranza creata. Vi ricordo che questa canzone non si chiama Dio è morto, ma si chiama Dio è morto, sottotitolo Se Dio muore è per tre giorni ma poi risorge, perché altrimenti non si capiva il motivo, invece è molto importante. Anche i Nomadi, siamo a febbraio, quindi siamo vicini a Sanremo, cos'è, sono qualche giorno inizierà, ma ogni tanto poche volte ci sono andati, tra le volte che ci sono andati come gruppo hanno vinto tutto e tutto, è con questa canzone qua. Bruno. Come si va? Come
sera. Non è mai stato facile. Grazie. Dove si va? Adesso mi hanno chiesto le signore che c'erano prima al bar se gli facevamo questa canzone. Non sapevo che la conoscessero, invece la conosco. Quindi per tutte le amiche del bar che erano là prima, che si hanno fatto il caffè, tutte queste cose, c'è un re, fa così. Questo brano è stato scritto dal grande Augusto D'Aoglio negli anni 90, pensando alle dittature dei paesi del Sud America. Vediamo oggi, proprio oggi, in Venezuela, quindi è sempre sul pezzo, purtroppo. Allora, la grande canzone d'amore scritta da Guccini per i Nomadi, cantata spesso, anzi non troppo spesso, ma forse la facciamo più noi che loro, è Ofelia. Forse sarà il nome che non è proprio Ofelia. Ofelia. E fa così. Thank you.
va incontro la notte, bellissima e scarsa, e le sue mani, ghirlande di fiori, e i suoi capelli, riflessi di soli, e i suoi pensieri dai mille colori, di giorno e di notte, di veglia e di sonno. Ophelia, che cosa provi quando la voce dagli spazi ti annuncia che è l'ora già e un altro giorno muore. Ophelia, che guardi dentro al verde dell'acqua del fossato, nei guizzi che la frota fa cambiando di colore. La tua veste più pura, perché hai sciolto i tuoi lunghi capelli, corri allo sposo, hai forse paura che non li trovassi né lunghi né belli. Quali parole sono sulle tue labbra, chi fu il poeta o quale poesia, lo sa il falcone nei suoi larghi cieli, o lo sa solo la tua dolce pazzia. Ti accorgono le cene e sentirai, dormendo ormai, cadenze di liuto. Ophelia, non puoi sapere quante chi gente ha visto il mondo, ma forse sai e lo dirai con magiche parole. Si perdono nel tempo, ma chi saprà ne troverà i miti vigorosi. Andiamo avanti passo per passo. Andiamo negli anni 70, nel 1971, arriva anche per il nome di un'occasione speciale di andare, allora c'era il Cantagiro, come non so, il Festival Bar, c'è ancora il Festival Bar? No, forse neanche quello. Comunque, sapete, in quest'estate mica si cantavano le canzoni così impegnate. Chiesero i nomadi di cantare una canzone più leggera, d'amore, po' fresca, come si dice. Ne uscì un brano completamente diverso dai soliti, che però ancora oggi è rimasto trasversale in tutta la musica italiana ed è Un pugno di sabbia. Chi non lo conosce? Sapore
hanno pensato bene in un certo periodo di prendere anche le opere liriche e trasmutarle in canzoni rock, prendendo i testi, facendone qualcosa di nuovo, e così è uscito quello che è l'olandese volante marinaio di 20 anni, e fa così. Vi ricordo, domani è la festa, un ricordo della memoria, cioè fare memoria è importante, ricordiamo quello che è successo 70 anni fa. Grazie, non era nel nostro programma di stasera, ma vi facciamo almeno una strofa. E Sergio, vieni dietro, allora fa così, dai. Sono morto con altri 100, sono morto ero bambino. Passato per un cammino e adesso sono nel vento e adesso sono nel vento. Mai dimenticare la nostra memoria. Thank you.
allora, per tutte le donne di tutti i tempi, tutte quelle che hanno anche magari qualche volta sofferto, la canzone che sicuramente ricorderanno dei Nomadi, che è una cover di una canzone inglese, lo sai tu il titolo? Quindi, no, vabbè. Di un gruppo famosissimo che si chiamava Modi Blues. La voce però, Modi Blues, ho difeso il mio amore, fa così.
brano adesso che io voglio dedicare, ne vedo qualcuno qua, ai miei alunni, perché il brano si chiama Il vecchio e il bambino, io sarei vecchio e questo sarebbe il bambino. È un brano, beh, in effetti, cioè, la differenza di età c'è, no? Beh. Allora, il batterista è giovane, potrebbe essere mio alunno, infatti. Ok, comunque il brano lo cambiamo un pochettino, lo iniziamo così, Il vecchio bambino versione New Trolls, va, vediamo. Gli occhi guardavano
cose mai viste poi, disse al vecchio con voce sognante, mi piacciono le fiabe, raccontane.
Grazie mille. Allora, per tutti gli amici che questa sera ci hanno fatto da mangiare, abbiamo mangiato la polenta d'aragna, la salamina, abbiamo bevuto il buon groppello, anche quello importante, cioè io più che altro intendevo da quella parte lì, però vabbè, mi sembra anche giusto, no? Ecco, dedichiamo questa canzone che, visto che abbiamo mangiato bene, è tutto a posto. Vabbè, così. Fa così, Bruno! Yeah.
Grazie. Tutto a posto. Erano gli anni 70 quando i Nomadi anzi l'unica volta andarono in Inghilterra a fare una piccola tournée. Da lì uscì un brano di Guccini bellissimo registrato in quadrifonia. Sai spiegare, Giuliano, come si registra in quadrifonia? Cioè, su quante tracce? Quattro tracce, bravissimo. Ecco, questo brano si chiama La Collina ed è bellissimo, almeno secondo noi, almeno per i patiti dei nomi. Facciamo la dedica? Falla tu dai, Bruno. Ma ci sono due, sì. Sono io che ci vedo qua. Ora, per Elena e Madi, eccole là in fondo. La Collina e tutti i nostri fan. C'è? Io non vedo nessuno, sono giù. Dopo li saluto. Scusate. Thank you.
Napoli. Molto bene. Andiamo avanti con una canzone da favola. Voi sapete che le favole dicono tutti, vabbè, che bella favola. Non è quasi mai così, no? Cappuccetto Rosso, bella, insomma, succede un sacco di cose strane, no? Cenerentola, la stessa cosa. E quindi le favole hanno sempre una morale dietro un po' strana, come quella che raccontiamo noi, il paese delle favole. Sergio ha cambiato posto, allora qua. Ogni tanto non so perché fanno queste cose. E a ricevere le bottiglie cerca le sue meraviglie. Paperino sta in catena e lavora di gran lega. Paperina con passione vende passi a Paperone. Dico qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia. E voi intellettuali non ne avete mai discusso a che cosa serve menarla con la storia del riflusso. Sciotte non è contento, ma lavora il mulino a vento. Arriva là 40 ladroni, hanno già vinto le elezioni. Ma se le crede l'hanno fondato una fabbrica di cioccolato. E Alice nelle bottiglie cerca le sue meraviglie. Le sette leghe pagano bollo e assicurazioni, le scopettelle streghe, le ha battute l'aviazione, Policino è nella CIA, gli fa far la microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, e serve poi menarla con la storia del riflusso. Vestito molto fine, ogni volta che c'è un prince nella scarpa e mutandine, la matrigna vecchia mia, prendi i soldi e li mette via. Thank you.
questo era il paese delle favole, in effetti ci sono un po' tutti dentro. Allora, quando a scuola chiedo sempre, cioè ogni tanto con i bambini si parla, io chiedo di che squadra sei, io dico sono della Juve, bellissimo, no? Poi mi dicono, o gli dico io, quale sport mi piace fare, e loro cominciano, chi fa karate, chi fa basket, chi va a giocare a calcio, eccetera. E io dico sempre che mi piace il ciclismo, non ci credono che vado, e infatti non è vero, però sul divano mi guardo tutto, e è così. E questo brano bellissimo lo dedichiamo a un amico scomparso, un grande ciclista, Marco Pantani. L'ultima saluta. Yeah.
grazie. Questa, prego, prego. Questa per Marco Cantani. Allora, come tornavo torno a dire spesso, anche prima l'ho detto, le canzoni se molto molto datate come questa che arriverà, non passano mai di moda. C'è un motivo molto semplice: quando le canzoni vogliono comunicare qualcosa, lo fanno sempre ed è sempre attuale. Infatti, il brano che arriva adesso, Senza Patria, si chiama. Guardate quello che succede in questi giorni in Italia e quello che ha detto il Santo Padre proprio ieri a Panama, ok? Sul valore della vita di uno che non ha più una patria, e come vedete è un brano di 30 anni fa e ancora valido oggi. Senza Patria. Thank you.
allora vediamo un po' che ora è. Sono sì, le 11, ci stanno ancora 5-6 canzoni, dai, ce la facciamo? O devi andare a dormire? No, perché il nostro bassista va a dormire presto, di solito sera. Perché ormai, insomma, sono quanti anni è? Giuliano, quanti anni è che quest'anno sei bassista? 55 anni che suona il basso, il nostro, un applauso signore, Giuliano. Allora, quindi arriva un brano famosissimo, ti lascio una parola, goodbye, Pier, Bruno, cos'è sto qua? Oh, bellissimo, goodbye. Quanti sogni
questa mattina c'è una parola. Allora arriva un brano bellissimo secondo me, penso che lo conosciate anche un po' più recente, si chiama Sangue al cuore e fa così. Stava cadendo la cassa della batteria, con tutta la mia forza l'ho rimessa su e non ti sei neanche accorto, cioè mi pagherete di più alla fine della serata. Sì, risparmio un sacco di soldi, però vabbè. Vuol dire che suoniamo dal vivo. Intanto ho fatto un altro fatto andare l'acqua su... farà male l'acqua, l'energia elettrica? No, vabbè. Sangue al cuore! Vabbè. Non dovevo dire niente, la facevo prima. Yo mi voglio scaldare.
Sangue al cuore. Allora, il brano che arriva ora è una sintesi un po' di tutto quello che abbiamo fatto questa sera e abbiamo ancora qualche minuto da fare, ed è come possiamo tirare le conclusioni. Cioè, dopo che uno ha cercato in tutti i modi di prendere quello che c'è di brutto, di sbagliato, di scorretto da parte dei popoli, della gente, della dittatura, eccetera, si arriva in un momento in cui le cose poi cambiano per forza. Noi sappiamo con l'aiuto di chi, ma si arriva in un momento in cui la nostra, ma per chi crede, appunto per noi l'anima, oppure la mente, arriva alla libertà di volare, quando noi ci sentiamo vivi e possiamo dare le nostre emozioni agli altri. E quindi la libertà di volare. Bruno, sei pronto? Ok, grazie. Yeah.
la libertà auricolare per continuare sempre in tema gli ultimi quattro brani, signori. Ce la fai? Resisti? Quello sgabello, vuoi sederti qui? No, va bene. Io voglio vivere. Tu vuoi vivere? Tu vuoi vivere? Tu vuoi... Sergio? Sì? Sei sicuro? Va bene. Allora, pronto vai! Sì, ho detto sì.
Sonia, recentemente i Minori hanno voluto fare quello che si chiama un disco di cover, prendendo brani di altri artisti italiani e riproponendole nella loro versione. E abbiamo scelto uno anche noi perché, come si fa di solito, si riprende un brano di Enrico Ruggeri, bellissimo, visto che non nevica qua, dico che neria non è. Piove, non piove, facciamo prima del temporale. Sergio, sei pronto? Speriamo. Pioverà. Fine per dare il nome a questo gruppo, è una cover di Elton John,
un artista famosissimo e quasi nessuno sa che i Nomadi l'hanno ripresa e hanno scritto un brano che si chiama Ala Bianca. Noi questa canzone la dedichiamo sempre ai nostri fans, ma in modo particolare a quelli che per anni ci hanno seguito e non ci sono più, come l'amico Angelo e Rosa, che ci ascolta da lassù. Per loro, Ala Bianca. Sui tuoi capelli biondi giocava il vento fuori, sul volto sconosciuto ha giocato i giorni miei. Un accordo di chitarra non mi basta più, io spingo gli occhi al cielo, una bianca c'è. Quanto buio in un pensiero, ma col sole insieme a te. Un accordo di chitarra non mi basta più, e spingo gli occhi al cielo, una bianca c'è. Io canto ma per chi, se tu sei solo ormai, ma la goccia di speranza lenta scende giù, nel giro del mio sguardo una rabbia c'è.
non so quanti sono, ma penso che sono tanti, perché vengo anche d'estate, di solito alla festa sono una marina, mi diverto un mondo. Poi ovviamente tutti voi, in modo particolare, che avete partecipato a questa serata, quelli che sono a casa appunto, e vuoi fare una dedica intanto prima che presenti il gruppo? Dai! Non lo faccio mai, ma questa sera, visto che tra noi c'è una persona molto speciale per me, logicamente, in questi tempi dove l'amicizia è ancora molto lontana, ci sono poche amicizie, io voglio ringraziare un'amicizia che vive da moltissimi anni, e un carissimo amico è qui con noi, Aurelio, grazie di essere qua. Manco quello che mi dici, cioè, è bello che sono andato poco tempo fa a rifargli il tempo. Allora, adesso signori, prima di cantare Il Vagabondo vi presento il gruppo e poi cantiamo, perché sennò siete anche stufi adesso. Allora, al basso, dopo 55 anni di musica vera, cioè suonato, io suonato tutto, cioè, prima dei Neutrossi, Giuliano Galvani! Alla chitarra, devo dire acustica, anche se in realtà non è acustica, però con queste cose moderne si può fare di tutto, tutto. Quindi la chitarra elettroacustica, Pierangelo Savoldi. Questa è la chitarra elettrica, però in realtà potrebbe fare anche questa l'acustica, cioè, la cosa più complessa. Quindi alla chitarra elettrica, Bruno Amos Franceschi. Alle tastiere di destra, Paolo Bettini. Alla batteria, l'amico Beppe Cavalleri. Forse lo conoscerete, anzi, dire così, lo sento per ultimo, quasi per ultimo. Ok, alle tastiere della mia sinistra, Sergio Liani. E viene da Restone. La contea di Mocenino. Ah sì, è vero, è la contea. Poi voglio ringraziare chi è stato il mixer audio, che è Giovanni Cortolotti, e alle luci Sergio Leali, grazie. E chi è che ha cantato con noi e per noi questa sera? Igor Balasini. Ho detto che Sergio Leali sarebbe sempre scaldito, vabbè. E Armando Cucchiardi alla diretta Facebook. Grazie signori, cantate insieme a noi, pronti? Io un giorno e nel cielo della vita volevo. Oh,